Segnale News. Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia di cronaca che vede protagonista e vittima una donna 53enne di Pontecorvo. Oggi i carabinieri hanno posto fine ad una squallida vicenda che vede coinvolte tre persone, un uomo 50enne del posto e due donne, una 55enne di Roccasecca e una 45enne di Castrocelo, che approfittando della condizione psichica in cui la donna versava, le hanno estorto denaro, costringendola ad elemosinare anche i minimi mezzi di sussistenza. A denunciare la situazione è stata la sorella della vittima, che ha indicato che ignoti malviventi, abusando dello stato di infermità della donna, dal mese di maggio l'avevano circuita facendosi sistematicamente consegnare gli importi della pensione sociale, arrecandole un danno pari a circa 11.000 euro. Questa mattina i carabinieri, attraverso un mirato dispositivo di controllo e osservazione, sono riusciti a censire la consegna della somma di 970 euro in contanti, pari all'importo poco prima riscosso dalla donna. I tre malfattori sono stati quindi posti agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso finalizzato alla circonvenzione di incapace. Ci spostiamo adesso a Frosinone, dove nella serata di ieri si sono verificati quasi contemporaneamente due incidenti stradali. Il primo in Viale Abbotte, a Ceccano, dove un mezzo, nell'impatto con altre auto, ha perso liquido che si temeva fosse infiammabile. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla Casilina, poco oltre il confine di Frosinone, in territorio di Alatri, si è verificato invece un sinistro dagli esiti ben più gravi, dove sono rimaste ferite quattro persone, coinvolta anche una bambina. I feriti, due dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, sono stati portati urgentemente all'ospedale Spaziani. Ne sono derivati seri problemi per il traffico, sia in uscita sia in entrata a Frosinone. Su due delle arterie più importanti si sono verificate lunghissime file e disagi per gli automobilisti. Ci spostiamo adesso a Cassino, dove il Comune, avute tutte le autorizzazioni, ha avviato un iter per far sì che a breve si possano effettuare gli interventi di rimozione della rotatoria in via Caira e l'applicazione di accorgimenti necessari per rendere più moderna la concezione dell'incrocio. Con questo intervento verranno ristabilite, così come nelle intenzioni dell'amministrazione, sicurezza e legalità in un incrocio abbastanza pericoloso posto fuori asse rispetto all'intersezione delle strade. Ci spostiamo infine ad Anagni, dove il Comune ha donato 10.000 euro per l'acquisto di un'apparecchiatura di tomosintesi di ultima generazione per la diagnosi precoce del tumore al seno, che verrà data in donazione al presidio sanitario cittadino. Lo ha deliberato la giunta comunale, considerato che il tumore al seno è il primo per diffusione e mortalità nella popolazione femminile e che, grazie alle maggiori conoscenze e ai progressi nella diagnosi precoce, le probabilità di cura oggi sono molto aumentate. L'amministrazione comunale di Anagni ha voluto in questo modo sottolineare l'importanza della prevenzione e contribuire all'acquisto di un macchinario indispensabile per la diagnosi precoce. Il sindaco Fausto Bassetta spiega che in questo modo il presidio comunale di Anagni può essere riqualificato e rilanciato anche con la dotazione di apparecchiature che forniranno all'utenza maggiori e più efficaci capacità diagnostiche e curative. Chiudiamo qui il nostro appuntamento, grazie per la vostra attenzione. Segnale News.